Rossella Brescia a Castrocaro, la vita privata e la grande svolta. Castrocaro 2017, Rossella Brescia promossa su Rai 1 per condurre il festival. Com'è noto da giorni, sarà Rossella Brescia la padrona di casa della 60esima edizione del Festival di Castrocaro, con Marco Liorni e la partecipazione di Sergio Friscia, che andrà in onda oggi in prima serata sulla prima rete della TV di Stato, precisamente a partire dalle 21.25. Un ruolo importante per Rossella Brescia, negli anni protagonista di altri programmi di successo, ma raramente in Rai. Ricordiamo infatti che l'attrice, conduttrice e ballerina ha fatto parte del cast di Piccoli Giganti, su Real Time, alcuni mesi fa, ma negli ultimi anni l'abbiamo vista più volte sulle reti Mediaset, ha partecipato infatti al capodanno di Canale 5 firmato Gigi D'Alessio e allo show Baila di Barbara D'Urso nel ruolo di giurata, oltre a varie altre trasmissioni con diversi ruoli. Con la conduzione del Festival di Castrocaro, dunque, Rossella Brescia entra su Rai 1 dalla porta principale, accanto ad uno dei volti di punta della prima rete, Marco Liorni, pronto a tornare alla vita in diretta con la nuova partner Francesca Fialdini, il programma inizierà lunedì 4 settembre. Rossella Brescia al Festival di Castrocaro, la vita privata e la carriera. Scopriamo qualcosa sulla vita privata di Rossella Brescia, che stasera vedremo dunque alla conduzione dello step finale del Festival di Castrocaro 2017. Rossella nel 2000 ha sposato il noto regista televisivo Roberto Cenci, dal quale si è però separata 4 anni dopo. Lavora come insegnante in una scuola di danza di sua proprietà, situata a Martina Franca. Dopo la fine dell'amore con Cenci, Rossella Brescia si è legata sentimentalmente al coreografo Luciano Cannito, con lui la love story dura ormai da oltre un decennio. Rossella e Cannito non si sono mai sposati e non hanno avuto figli, ma più volte hanno dichiarato di amarsi follemente. Ricordiamo inoltre un episodio doloroso del passato di Rossella. Proprio pochi giorni prima di debuttare in teatro con un grande spettacolo, ha avuto un terribile incidente d'auto che le ha provocato una lesione al menisco. Un momento decisamente difficile, che fortunatamente non ha compromesso la sua carriera. L'appuntamento con Rossella Brescia, Marco Liorni, Sergio Friscia e i 12 giovani cantanti della finalissima del 60° Festival di Castrocaro 2017 dunque fissato per le 21.25 di oggi, come suddetto sulla prima rete, con tanti ospiti e soprattutto tanta buona musica, in diretta dal prestigioso palco che ha lanciato artisti come Alice, Neck, Zucchero, Iva Zanetti, Fiorella Mannoia e molti altri.